Bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una sequenza di flow fit, quindi degli elementi combinati di transition, balancing, locomotion, che rispecchiano un pochino quello che era la parte introduttiva col crawling che ho fatto insieme a Filippo. E questo è un allenamento insieme a un mio allievo e a un mio caro amico che si chiama Andrea. E vi facciamo vedere qualcosina all'inizio del video come lavoro massimale sul calisthenics. Dopodiché ci siamo spostati poi sulla parte appunto di integrazione e connessione. Quindi, dopo la sigla. Visto alcuni elementi a carico naturale, pulse, trazioni monobraccio. Andrea è riuscito a chiuderla, io non l'ho messo perché ancora ci devo lavorare. Magari se siete interessati farò un video in materia di one arm pull up. E adesso in questa parte qua ci focalizziamo maggiormente su 4-6 elementi che prima abbiamo studiato analiticamente, quindi singolarmente, e poi li abbiamo inseriti in questo libero flusso dove appunto ci sono sia componenti di crawling, quindi passo dell'orso che già avete visto nel video 1 insieme a Filippo, piuttosto che il cartwheel e altre transizioni interessanti che prendono un pochino da diverse discipline. La cosa bella di questo flow è che la cosa importantissima che si rispecchia molto anche sul balancing e che bisogna imparare a connettere bene, a creare coordinazione intra-intermuscolare e allo stesso tempo avere tutte quelle caratteristiche di forza, flessibilità. È per questo che oltre a praticare calisthenics, sia io che il mio allievo Andrea ci siamo un attimino lanciati in questa nuova pratica. Quindi se volete approfondimenti maggiori farò uscire una parte 2 e tutta una serie di episodi concatenati per quel che riguarda il Animal Flow. Quindi spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Se così fosse, condividetelo con chi vuole un pochino uscire da quelli che sono gli schemi che la società in qualche modo ci impone. E quindi out of the box, ci vediamo al prossimo video. Next time.